Quindi non capisco qual è l'opposizione dal momento che appunto il nostro paese è accogliente. Qual è il problema se... Me lo dica in un secondo, Molinari, perché poi voglio No, parlare anche di vede, un'altra questione non tiene il nazionale ragionamento, importante. lo ha detto la vostra ospite, questi ragazzi già condividono un percorso di vita nelle nostre scuole, eccetera. Il fatto di avere la carta d'identità italiana o del proprio paese, che cosa cambia? Non cambia assolutamente nulla, l'unica cosa che fa cambiare è il fatto di andare a votare. Questi ragazzi di cui voi parlate potranno diventare cittadini italiani. Guardi, io ho molti amici stranieri che dopo un percorso hanno preso la cittadinanza e non si sono mai sentiti discriminati quando frequentavano la scuola che frequentavo io o il posto di lavoro che frequentavo io. Una volta, secondo le leggi attuali, hanno preso la cittadinanza e hanno scelto di diventare cittadini italiani, senza che fosse necessario fare delle forzature come quella che state facendo voi oggi. Perché avere la carta d'identità italiana, albanese, rumena o pakistana nulla cambia rispetto a quella che è la convivenza civile, a quelli che sono i diritti sociali. Quindi voi state cercando di presentare questo diritto di cittadinanza come un qualcosa di fondamentale per far vivere meglio queste persone, quando così non è. A nostro avviso, qui dietro c'è solo una forzatura perché si paga un pegno politico a una certa parte. Anche le dichiarazioni di Ciucchi di ieri mi fanno pensare che si va in quella direzione, perché che si presenti come questo straordinario successo questa legge mi fa pensare in maniera chiara che l'obiettivo è quello di cercare di accaparrarsi dei voti. E quindi questo, voi cercate di ammantare questa scelta cinica, politica, di belle parole, quando in realtà per gli immigrati non cambierà nulla se non il fatto di poter andare a votare prima.